Buongiorno a tutti e a tutte. Io mi fermo qui. Mi fermo qui perché voglio starti di fianco. Mi fermo qui perché il tempo dell'ascolto richiede che mi fermi. Richiede che io lasci fuori le agende strapiene di cui si parlava prima nel bellissimo intervento, veramente molto bello, che mi ha preceduto. Ci tengo a dire molto bello anche nella modalità, nel modo di porsi, estremamente provocatorio nel senso positivo, proprio nel modo di presentare e di lasciare la voce ai ragazzi e alle ragazze, lasciare la parola ai ragazzi e alle ragazze, veramente molto colpito. Facciamo fatica a fermarci qui, abbiamo sempre bisogno di essere altrove, siamo circondati da dispositivi che ci portano sempre altrove, dobbiamo sempre scappare dal qui e l'ora, dobbiamo sempre essere dentro uno schermo, dobbiamo sempre essere dentro una rete che non ci dà veramente il senso della nostra presenza, del nostro essere presenti presso l'ente, davanti all'ente, nel tempo e nello spazio della relazione. Quello che i ragazzi e le ragazze ci chiedono, di rimanere qui, non a fare qualcosa, sì certo, anche a proporre attività, ma a gustarci il senso del sapersi fermare, che non è soltanto non moltiplicare le attività continuamente, ma modularsi sul tempo dell'altro, sul tempo dei bambini e delle bambine, che è totalmente diverso dal nostro. Per un bambino o una bambina di 8 anni un pomeriggio dura quanto per noi 3 anni, e non possiamo sempre chiedere a loro di adattarsi ai nostri tempi, perché non possono, perché non ce la fanno, ma perché è sbagliato pedagogicamente, mi viene da dire anche moralmente, saper stare dentro il tempo dell'altro, che può essere il tempo di una persona di un'altra cultura, per la quale il tempo viene misurato anche diversamente. Pensate al calendario lunare, pensate al calendario che ogni anno porta le persone di religione islamica a definire Ramadan, e pensate a cosa vuol dire durante il Ramadan il tempo della luce e il tempo del buio, il tempo in cui non mangi, ti astieni dal mangiare, e invece il tempo in cui puoi mangiare, e quanto poco noi impariamo da questi tempi. Certo, li rispettiamo, vorrei anche vedere in una democrazia, certo, diciamo, ma sì, ma ci mancherebbe, possiamo predisporre anche le strutture per il fatto che i ragazzi e le ragazze musulmane nella scuola possano non mangiare, nelle situazioni di comunità residenziali li prepariamo la tavola dopo le 8 di sera, e ripeto, ci mancherebbe altro. Ma quanto siamo interrogati da queste temporalità altre? Quanto sappiamo stare? Non per fare anche noi il digiuno del Ramadan, non per fare una cosa, per scimmiottare una qualcosa che se non siamo musulmani non ci appartiene, sarebbe anche poco rispettoso, ma per capire questi tempi altri dai nostri tempi sacri, i tempi della scuola. Devi appassionarti alla storia, bene, ma lunedì dalle 9 alle 10 e mercoledì dalle 11 alle 13, perché poi lunedì dalle 10 alle 11 devi appassionarti alla matematica, e poi devi appassionarti all'inglese. Cioè, chiediamo ai ragazzi di appassionarsi a comando, con il cronometro, come se io stasera andassi a casa e dicessi: bene, adesso metto un bel disco, dopo un'ora suonasse una campanella, basta, non è finita la sinfonia, non importa, adesso si legge una poesia. Allora, mi prendo Montale, suono la campanella, ma sono arrivato a metà. No, adesso bisogna vedere un film. Io ho visto Schindler's List in una scuola media, presentato in 3 lunedì diversi, a pezzi, roba da pagare l'aereo a Spielberg, di vieni qui e picchia tutti. Io sono stato lì a fare un film di 3 ore e un quarto, voi me lo fate a pezzettini, ma fate vedere un cortometraggio sulla Shoah. Ci sono dei cortometraggi sulla Shoah interessanti. Se non avete le 3 ore e 4, anche 5, ci vogliono 5 ore per far vedere Schindler's List, perché devi preparare i ragazzi, il film dura 3 ore e un quarto, gli devi lasciare mezz'ora in cui giocano, in cui si liberano da questa tremenda immagine, e poi un'ora di lavoro di laboratorio. E però no, c'è l'orario, è l'orario che comanda, è l'orario fatto dagli adulti per le esigenze degli adulti, ma neanche degli insegnanti, perché gli insegnanti migliori stanno malissimo con questi orari, no, del fatto che le aziende di trasporto e i genitori che lavorano e il sistema, e così imparano a essere produttivi, e così imparano che anche nella vita da adulti vanno degli orari scanditi da altri rispetto ai quali loro non potranno mai fermarsi.
E ora questo tema del qui, del fermarsi qui, di questa canzone di tantissimi anni fa, mi sembra un tema fondamentale, perché l'educatore e l'educatrice la prima cosa che devono fare è definire il tempo. Il tempo lo definiamo insieme ai ragazzi, lo definiamo insieme. È il tempo dell'estasi, dello stare fuori, l'ecstasy, stare fuori da qualunque altra temporalità, o perlomeno dentro dei confini che ci dà l'esterno, perché non siamo onnipotenti, perché naturalmente non possiamo fare educazione 24 ore su 24, ma dentro quei confini che andiamo a contrattare ogni volta, nel senso che io non ho finito questo progetto educativo con questo ragazzo, mi richiede altri 6 mesi, ma non possiamo fare il finanziamento, ma è scaduto il bando, ma glielo spieghi tu al ragazzo. Io non potevo saperlo prima, sono emerse delle cose che mi richiedono altri 6 mesi, proprio perché sono un bravo educatore ti sto chiedendo altri 6 mesi, perché non potevo immaginarlo prima. Certo, la mia professionalità prevedeva un certo intervento, ma ho bisogno non di tutta la vita, di un pezzo in più. Non si può, perché ci sono altri tempi che determinano la temporalità educativa. Allora la prima cosa è sapersi fermare davanti ai ragazzi, davanti alle ragazze, e insieme a loro costruire un tempo educante ed educativo. Ti piacerebbe trasformare un lungo testo come questo in una mappa concettuale come questa? Perfetto. Beh, ma è interessante anche questo che ti serve. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Io sono molto... Grazie. Molto contento di sentire, di vedere quella bellissima, efficacissima azione quasi teatrale, no? Rispetto alla frase dei ragazzi. E tutti noi abbiamo pensato, c'è qualcosa che non sta partendo, no? Come mai questo silenzio? Poi qualcuno è venuto in mente dopo qualche secondo che poteva essere questa la frase dei ragazzi. Però inizialmente, allora come mai, cos'è che devono dire? Abbiamo uno schermo, dovrà comparire lì la frase. È stato molto efficace. E mi ha fatto molto piacere, perché il tema del silenzio era il secondo tema di cui volevo parlarvi. Silenzio è davvero un'esigenza straordinaria. E ha tante declinazioni. Io naturalmente, per rimanere nei tempi, ve ne propongo solo alcune. Silenzio come origine. Il silenzio è l'origine di tutto. C'è un libro di Kandinsky, Lo spirituale nell'arte, che vi consiglio, un libro straordinario, in cui lui fa tutto un percorso sulla simbologia dei colori, e quando parla del bianco, dice il bianco è il silenzio dell'universo prima dell'origine. Forse anche il silenzio della nostra vita intrauterina, sembra che in realtà il feto veda un colore roseo, rosa chiaro, perché sono i vasi sanguigni della placenta, però è un bianco che viene prima della parola. E capite che se il silenzio viene prima della parola, fonda la parola non può essere una chiacchiera. Io ho un ricordo straordinario di un incontro che ho fatto in un liceo classico a Catanzaro, con 300 ragazzi del triennio. Il tema era il tema del silenzio e la parola. Io ho chiesto loro di fare silenzio per 5 minuti, o perlomeno come minimo 5 minuti, faceva venire i brividi quell'aula magna, non spostavano neanche un dito per non interrompere il silenzio. E prima di fare questa cosa ho detto, dopo 5 minuti più o meno, c'è l'orologio, guardatelo, chi se la sente si alza in piedi e pronuncia una parola. Ne sono passati 8, perché nessuno aveva il coraggio di interrompere quel silenzio, finché una ragazza si è alzata in piedi e ha detto la parola parola. Io penso che il grandissimo coraggio di questa ragazzina di rompere questo silenzio, e penso che questa parola, la parola parola, resterà nei cuori di questi ragazzi, perché non è una chiacchiera, perché non è una cosa che viene buttata lì, perché viene accolta dal silenzio come un grembo, come una tela bianca su cui tutto quello che lasci ha una profondità e ha un significato.
Allora il silenzio come origine, come sfondo fondamentale su cui puoi collocare le parole, poche attività, poche cose. Poi il silenzio come pausa. Philip Glass, no? Philip Glass è questo artista che molti dicono ha messo il silenzio in una delle sue opere. È vero, ma lui lo chiama il tacere, che è un'altra cosa dal silenzio. Il tacere è una mia scelta. Io scelgo di stare zitto, scelgo di fare silenzio. E a questi ragazzi poi dicevo, ragazzi, per 7 minuti abbiamo fatto il nulla. Ma quanto valore, quanta forza c'era in questo nulla. E quindi quando prima si diceva, i ragazzi ci dicono basta parlare, basta parole, state un po' zitti voi adulti, e io sono totalmente d'accordo, ma non perché non abbiamo cose importanti da dire ai ragazzi, io sono convinto che noi adulti abbiamo tante cose importanti da dare ai ragazzi, non necessariamente sempre con la parola. E io ho studiato filosofia, per me il logos è importante, ma lo stare lì, l'ascoltare, l'accarezzare, l'andare via e poi tornare, quanto significato c'è in queste azioni silenziose. E poi il silenzio come commento, perché siamo nell'epoca della valutazione di tutto. Tutto deve essere valutato. Vengono valutati i giocatori di calcio, non dando 6,227, così poi al fantacalcio tu puoi esattamente vedere quanto ti sposta comprarlo. E poi lui sul mercato, che non è fantamercato, è il mercato vero, avrà un bonus se avrà preso 6,12 nella partita contro il Milan. Vengono valutati quelli che fanno da mangiare, vengono valutati i cantanti, tutto, è tutto una delirio valutativo, ma alcune cose si possono anche non valutare, e oso dire, sono dei colleghi insegnanti, anche a scuola non è che dobbiamo per forza valutare sempre tutto, e oso dire di più, la verifica dell'apprendimento può anche essere non valutata ogni tanto, ma raccontata, rispecchiata, restituita, sei cresciuto, guarda che questa cosa l'hai fatta tu, guarda com'è diversa da quella che hai fatto ieri, migliore, peggiore, su una scala, intanto diversa, si può. Questo è verificare l'apprendimento. Poi ci può essere la valutazione, che a questo punto viene sdrammatizzata, a questo punto può essere numerica, può essere una frase, può essere un giudizio, perché viene sdrammatizzata. Ma il silenzio come commento, quando una persona ti dà un bacio ed è la persona che ami, stai zitto, ti cogli, ti tieni dentro quel bacio, restituisci il bacio, no? Quando vedi una grande opera d'arte, addirittura, oppure un gran bellissimo paesaggio, quello che crea la sindrome di Stendhal, no? Che noi abbiamo di fronte alla bellezza, la cosa che ti fa più arrabbiare davanti a un quadro meraviglioso o a un tramonto è quello che ti dice, oh, bello, ma sta zitto, e dici bello, non si dice bello in quel caso lì, dammi un bacio, abbracciami, dammi una pacca sulla spalla, mettiti a piangere. Dire bello è inutile, è la pagina 777 di Televideo, non mi serve davanti alla bellezza. E questo deve valere, questo vale davanti. Io ho la grandissima fortuna di lavorare nelle scuole, io lavoro tutti i giorni nelle scuole, medie, superiori e poi all'università. I ragazzi sono meravigliosi, sono bellissimi, ti tolgono il fiato da quanto sono belli. Io entro nelle classi, me li vedo davanti, ieri ero a fare formazione agli allenatori di basket, avevo questi ragazzi di 15 anni che stavano facendo allenamento, e dicevo, mamma mia, ma quanta bellezza, ti fa veramente, ti emoziona, quanto sono belli i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine in maniera diversa. E lì c'è da ringraziarli, ragazzi, grazie che siete venuti a scuola oggi, grazie che siete venuti in palestra, che siete venuti nel centro dove facciamo dell'attività educativa, grazie perché è stato come portarmi il Louvre, il Prado, qui, per farmi vedere quanta bellezza avete, quanta bellezza esprimete. E lo si fa in silenzio, ogni tanto dicendoglielo che sono belli, ma soprattutto dicendoglielo con atteggiamenti, facendogli vedere che stiamo bene insieme a loro. YouTube fa questo in modo da convincerci a fare quello a pagamento. Questi sono la scaltrezza di questi qua.
scelto Gianna Nannini, ero indeciso tra Profumo e Sei nell'anima. In realtà la Nannini ha questa carnalità straordinaria nelle sue canzoni, per cui ce n'erano anche tante altre. Sei nell'anima è una canzone che è una canzone d'amore, ma che secondo me è una bellissima descrizione della relazione educativa, una descrizione straordinaria della forza della relazione educativa. Profumo è una canzone d'amore, è una canzone che ha dentro una grande sensualità, però l'ho scelta proprio perché essere qui, essere presenti, vuol dire essere davanti, di fianco, a corpi che profumano, a corpi che puzzano, a corpi che si lavano, a corpi che non si sono lavati, a corpi che occupano uno spazio, che richiedono un contatto, che rifiutano un contatto, ai corpi che noi stiamo perdendo. Perché francamente io quando sento dire ma i corpi in internet comunque ci sono, dico cambiate parola. Cambiate parola, c'è qualcos'altro che dobbiamo ancora studiare, ma non chiamiamoli corpi, chiamiamoli in maniera diversa. Io non sto dicendo che bisogna eliminare internet, buttare via i social, non è questo il problema, no? Ma i corpi non sono quelli lì. Tu sei seduto alla sedia davanti alla rete, sei in rete e c'è da studiare che cosa di te è in rete, ma il tuo corpo è lì sulla sedia. Se si apre la finestra ed entra il vento freddo hai i brividi, se ti scappa la pipì devi andare a farla, se qualcuno viene da dietro ti dà uno scappellotto lo senti. Ecco, stiamo veramente dimenticando i corpi, ma ce li stiamo proprio dimenticando. Io da 7 anni insegno nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia, insegno scienze umane a Medicina e Chirurgia. Provate un po' di solidarietà e di pietà per me. Come il supplente, no, come il supplente di religione in un istituto professionale, no? Cioè lo status accademico è quello. E io cerco di parlare ai ragazzi che sono interessatissimi di questi temi, il corpo del paziente di altre culture, il corpo della paziente donna quando viene visitata da un medico maschio, il corpo dell'adolescente che si vergogna a tirarsi giù le mutande per farsi fare la tricotomia, e gli studenti, tutti, in particolare quelli di infermieristica, perché quelli sono, ma anche gli studenti di medicina, sono estremamente interessati. Perché dicono queste cose non ce le dite mai, il corpo che muore, il corpo che è diventato cadavere, il corpo che mi provoca disgusto, l'infermiere che deve pulire un paziente che si è sporcato prova legittimamente disgusto, ma deve imparare a non trasmettere quel disgusto al paziente per non farlo sentire in imbarazzo. Tutte queste cose non vengono spiegate, non vengono condivise. È chiaro che non puoi proiettare una slide cosa fare quando senti disgusto perché un paziente si è sporcato. È ovvio che non c'è una slide, c'è la condivisione. Lo studente adulto ti dice a me è successo tante volte, ho fatto questo. Noi stiamo dimenticando i corpi, e stiamo dimenticando i corpi perché stiamo dimenticando quello che uno dei miei grandi maestri, Piero Bertolini, grandissimo pedagogista, scomparso qualche anno fa, definiva l'eros educativo, l'eros pedagogico. C'è eros nella pedagogia, c'è eros nell'educazione, e Freud definisce eros come la capacità di aggregare il più possibile di vita, blocchi più grandi, sempre più grandi di vita, che poi Zanatos distrugge, ma Eros ne fa di nuovi, non riproduce la stessa cosa. Eros è più forte di Zanatos, o meglio, è diverso da Zanatos, perché Zanatos può solo distruggere, ma Eros crea sempre qualcosa di nuovo, genera qualcosa di nuovo, è generativa la relazione educativa. E questo lo vediamo nello stupore, quando il ragazzino e la ragazzina ci stupiscono e ci dicono, la ragazzina che dice, bellissima quella cosa, di fianco a mio fratello che guida la macchina ho capito che sono diventata grande. È bellissima questa cosa, lo stupore, cavoli, ma eri un bambino e adesso sei già lì che guidi la macchina. È bellissima, è lo stupore, ed è il corpo che sa ingranare le marce, il corpo che sa guidare, che sa girare il volante, no? Il corpo che è cresciuto. Quanto vediamo, quanto abbiamo voglia di vedere la crescita dei nostri ragazzi? E parliamoci chiaro, la crescita dei nostri ragazzi vuol dire anche sudore, vuol dire anche mestruazioni, vuol dire anche sperma, perché questo è il corpo.
Dante ha messo queste cose nella Divina Commedia, Dante parla degli escrementi nella Divina Commedia, senza minimamente vergognarsene, perché parla di esseri umani, naturalmente ne parla nell'inferno, ma proprio nell'inferno dove ci sono i corpi. Nel paradiso le anime non sudano, o non è quello che interessa Dante, ma non parliamo mai di queste cose, non parliamo mai di cosa succede nei bagni, dei ragazzi che vanno in bagno a masturbarsi durante l'ora di lezione. No, qui, in questa scuola, no, non fanno. È questo, no? C'è il desiderio, mica lo lasciano a casa. Dei ragazzi che vanno a fare educazione fisica, si spogliano e vedi che hanno una maglietta sporca, e vedi che tolgono le scarpe e c'è cattivo odore, tutti i compagni commentano, tutta loro a commentare quello, noi facciamo finta di non vedere. Poi è difficile trattarlo, io non so certamente dirvi come fare, non ci mancherebbe altro, parliamone però, cerchiamo di capire insieme il desiderio dei ragazzi, il primo bacio. Adesso vado a chiudere perché il tempo è scaduto, però vi racconto questa cosa che mi ha sconvolto. Sono andato in un liceo a Milano, dove per un progetto molto bello, tra l'altro fatto con l'Ampi sulla memoria, un progetto che coinvolgeva due classi quarte, e io dovevo fare due incontri. Il primo incontro, questo liceo aveva uno spazio esattamente come questo, un open space del comune di Milano che confinava col liceo, gli diceva: quando lo volete usare lo usate, ci scrivete una mail. E io ho detto: cavoli, che pensa quante scuole verrebbero in ginocchio, no? Anche più grande di questo spazio. Io sono arrivati i ragazzi, due classi quarte. Ho detto: bene ragazzi, ci sediamo in cerchio. Hanno messo le sedie in cerchio, abbiamo fatto un paio d'ore, tra l'altro ragazzi estremamente interessati, dibattito sulla resistenza, la memoria, così, dibattito molto anche acceso tra loro. Alla fine ho detto: beh ragazzi, cosa pensate di questo incontro? Vi è piaciuto? Cosa possiamo cambiare per il prossimo? E un paio hanno detto: bellissimo stare in cerchio, perché quando parlo, a differenza che in classe, non vedo la nuca di quello che ho davanti, o non devo girarmi, farmi venire il torcicollo, ma vedo in faccia le persone. Ho detto: beh, vabbè, ma non sarà mica la prima volta che ho fatto una lezione in cerchio. Sì, quarta liceo. Cioè in 4 anni nessuno ha mai pensato di prendere questi adolescenti, metterli in cerchio e farli discutere. Ma io sono sbalordito, ma non voglio giudicare i miei colleghi, e per carità, non do giudizi, ma sono sbalordito. Dovrebbe essere il tuo mestiere sapere che la presenza corporea dei ragazzi e delle ragazze determina ampiamente il loro comportamento e il loro apprendimento. E io sono veramente, poi ho detto: vabbè ragazzi, va bene, cioè chiaro, non potevo certamente squalificare i miei colleghi, però c'è da riflettere su questa cosa, c'è molto da riflettere. Quanto ci danno fastidio i corpi, e quanto questo convegno sarebbe stato bello farlo a distanza, ognuno sul proprio tavolino, con i pantaloni del pigiama, col succo di frutta di fianco, no? Con tutte le finestrelle con le vostre facce, ogni tanto toglievo l'immagine, spegnevo la telecamera, così intanto scrivevo una mail con l'altro computer, intanto rispondevo a WhatsApp con l'altro computer e voi non lo sapevate, era più comodo, no? Mi sono beccato 1 ora e mezza di coda in quella stramaledetta città di Monza, no? E sarei alzato tranquillamente alle 9 e alle 9:05 mi sarei connesso. Ma io sono molto contento, non lo dico in modo retorico, di vedervi, di vedere i nostri corpi, perché noi siamo qui col nostro corpo, altrimenti non potremmo essere qui. Ultimissimo brano, velocissimo, magari se ne inizi un pochino più avanti, perché l'introduzione musicale è bella. Ma c'è tempo, abbiamo tempo. No, no, lo so, però non voglio togliere, anche togliere certo, tempo. Chiaramente sono da boomer i brani che ho scelto, ma d'altro canto, molto da boomer. Adesso arriva lui,
Canzone coraggiosissima, perché è una canzone di molti anni fa ed è una canzone sull'orgasmo, allusiva all'orgasmo, per quanto si potesse alludere in quei tempi, una canzone molto interessante dal punto di vista anche della sensualità, no? Raccontato l'orgasmo con grandissima finezza, grandissima poesia. E l'importante è finire, e Mina l'ha fatto davvero, Mina a un certo punto ha detto basta, io non canto più dal vivo, continuo a fare i dischi, ma non canto più dal vivo, basta. È arrivata la fine di una parte della mia carriera, continuo a cantare, ma non mi esibisco più, perché non me la sento più, perché nella vita ci sono delle fasi, no? Anche Battisti aveva fatto una scelta del genere. Ecco, Greta Garbo, al massimo della carriera, dice basta. Basta, ho finito. Ma potresti fare tanti altri film? Potrei fare anche tante altre cose, no? Al massimo, è il momento in cui era all'apice della carriera. L'importante è finire, perché la relazione educativa finisce, come finisce tutto, come finisce la vita, come finirà l'universo, no? E poi ricomincerà qualcos'altro. Allora, perché non vogliamo essere qui? Perché fuggiamo? Perché abbiamo paura di morire? Perché è la morte che determina la fuga. E non è la paura di morire quella sana, fisiologica, che ci porta a non andare a 200 all'ora in autostrada, che ci porta a non consumare droghe, che ci porta a stare attenti se abbiamo un dolorino, andare dal medico. Quella è sana, no? È la paura di morire che ci porta ad agire preventivamente oppure a curarci se abbiamo una malattia. È la paura di parlare della morte, è il grande tabù, il grande oggetto pornografico della nostra epoca. Noi non parliamo ai nostri ragazzi decentemente di sessualità e per niente di morte, eros e thanatos. E allora di cosa parliamo? Di cosa parliamo? I due grandi universi della vita, eros e thanatos, non li nominiamo mai. E allora di che cosa parliamo? Perché dovrebbero ascoltarci? Perché ci dovrebbero ascoltare se non nominiamo questi due grandi universi? E anche nella relazione educativa. L'importante è finire, l'importante è chiudere, come dicevo prima, dandosi magari un tempo supplementare, capendo che forse la progettazione che abbiamo fatto non era sufficiente, ma non all'infinito. A me ha colpito molto, colpisce molto, quando si sente dire, quando si fanno quei progetti di prevenzione giustissimi, sulle cose in rete, non mettere le foto in rete, non mettere dati personali, giustissimo, però a volte si dice una frase che in quel contesto ci sta anche, però una riflessione ci va fatta, perché i dati che metti in rete restano per sempre, per l'eternità. Ma eternità cosa? Fra un milione di anni non ci sarà più neanche l'universo, no, 15 milioni di anni, non ci sarà più neanche l'universo. Siamo attenti alle parole, siamo attenti a quello che diciamo, l'eternità. All'eternità può dirla Dio la parola eternità, se esiste, e se non esiste non può dirla nessuno. Relativizziamo, siamo delle presenze non effimere, però delle presenze che a un certo punto se ne andranno, no? E quindi quanto questo riempire le agende, questo fuggire, questo non vivere il presente è legato al fatto che noi non riusciamo a capire veramente, non nella testa, tutti lo sappiamo che dobbiamo morire, ma nel nostro corpo capire che dobbiamo morire e che non abbiamo nessuna possibilità di sapere quando, nemmeno il suicida, perché il suicida non sa se il suo gesto arriverà a quello che per lui è un buon fine, e quindi andarsene, che potrà veramente andarsene. Nemmeno il suicida sceglie veramente il momento della morte. E allora vi lascio con due immagini. La prima è un'immagine biblica. La vita come strada da percorrere. Banale, se volete, però interessante, no? Una strada non è più l'eterno ritorno, no? Ma è una strada che ha un inizio e una fine. Va bene, questo l'abbiamo interiorizzato da migliaia di anni. Ma come percorriamo noi questa strada? Cosa diciamo ai ragazzi? Sei giovane, hai il futuro davanti, tutta la vita davanti, il bellissimo film di Virzì, hai tutta la vita davanti. Invece io, ormai ho tante esperienze dietro le spalle, quindi abbiamo questa idea che il futuro è davanti e noi andiamo verso il futuro, no? Che questa cosa, noi andiamo, conquistiamo, prendiamo, vediamo, prevediamo, sappiamo, e il passato è dietro, ma non è vero, perché io davanti a me ho il mio passato, io lo so dove ero ieri, ero lì, 20 anni fa, più lontano, da bambino, lontanissimo, ma ho davanti il mio percorso, che non è diritto, è tutto a curve, ma dove sarò fra un secondo, non lo so,
Noi camminiamo sulla strada della vita, ma camminiamo all'indietro. E questa è fonte di ansia, però vuole anche dire che fra un minuto io proverò la felicità più intensa che avrò mai provato nella mia vita. Non posso saperlo, può esserci la morte, può esserci un dolore, ma può esserci un abbraccio di qualcuno che non sapevo nemmeno che esistesse. Questa è la vita, è la struttura della vita. Dante mette gli indovini all'inferno e come punizione, il contrappasso, gli gira la testa all'indietro, come nel film Esorcista. È interessantissimo, no? Gli gira la testa all'indietro perché hanno voluto fare questa operazione, vedere il futuro, prevedere il futuro. Non vuol dire che non dobbiamo fare progetti, ci mancherebbe altro, ma sapendo che i progetti che noi facciamo sono il massimo che noi possiamo fare, tenendo sempre presente la possibilità dell'aleatorietà, la possibilità della novità. Noi possiamo fare progetti, ma li stendiamo all'indietro. O meglio, i nostri progetti sono gli specchietti retrovisori, che ci permettono di vedere, di prevedere un pezzettino della strada. Però poi lo specchietto si può rompere, però poi la strada può anche cambiare. Non è inutile fare progetti, ma non possiamo pensare a sapere tutto quello che accadrà. E quindi l'ultima immagine è da una canzone di De Gregori, Viaggi e Miraggi, quando De Gregori dice la frase che forse noi dovremmo, prima di tutto come adulti, provare a condividere, se la condividiamo, comunque discutere. Essere qui, dico io, sarà possibile, dice De Gregori, quando un bel giorno capiremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Grazie.